1967. Sull'onda della psichedelia arrivata da oltreoceano con gruppi come i Jefferson Airplane, i Pink Floyd entrano in studio per registrare il loro primo 45 giri. Autunno 1970. I Pink Floyd registrano Atom Heart Mother. Abbandonate le sonorità psichedeliche, il disco si apre a nuovi mondi di espressione affidandosi a brani più morbidi e synth-prog. Credo che neanche la band fosse ben consapevole di ciò che stava creando a livello musicale. Certo, sapevano quello che facevano quotidianamente, ma non avevano ben chiaro il fatto che stavano componendo un pezzo semi-orchestrale, corale, con ottoni e orchestra. Ricordo che parlavo con un mio amico su come fare una copertina che non fosse una copertina. E lui mi disse, perché non disegno una mucca? Nel momento in cui lo disse, riuscì a visualizzare l'immagine nella mia mente. Mi sembrò ottima quest'idea. Una mucca era quanto di più stupido ci potesse essere. Molte delle nostre copertine precedenti, infatti, erano piuttosto complesse e ricche di effetti visivi. La casa discografica dei Pink Floyd la odiava. Perché non la capiva? Perché una mucca, chiedevano. Perché? Non lo sopportavano, anche perché non c'era il nome del gruppo. Sulla copertina non c'era scritto Pink Floyd, c'era solo la mucca. Fu un successo enorme, proprio perché era un'immagine molto diversa. Quando si entrava in un negozio di dischi si vedevano tante copertine diverse. Alcune le avevo disegnate io stesso. Su alcune c'erano ritratti i gruppi, su altre ancora immagini psichedeliche. E poi c'era la mucca. L'effetto era sensazionale. Se uno guarda la mucca, non sembra che stia dicendo «Ehi, che ci fai nel mio campo?» «Fuck off!» È un po' come se dicesse «Vaffanculo!»